Judoka che si allenano di fronte allo specchio di mare racchiuso tra l'insenatura del porto di Crotone e il promontorio di Capocolonna, coi colori del tramonto che rendono tutto ancora più coinvolgente. Bello, se si trattasse di una scelta o di un'eccezione. Andiamo ad allenarci sul mare per rompere la monotonia, fare il pieno di odio e vedere l'effetto che fa. Invece è la regola, una decisione imposta dal fatto di non avere ancora, ma verrebbe da dire di non avere più, una palestra in cui allenarsi. La Judo Calabro Brugellis di Crotone, società sportiva tra le più medagliate della storia dell'intero sport calabrese, è vittima, al pari di tante altre e di tutte le discipline, del tira e molla sugli impianti, specie palestre e piscina, che viene da lontano, che è costato la caduta della precedente giunta comunale e il commissariamento della città e che non è ancora stato superato, benché si cominci a intravedere un filo di luce, braccio di ferro comune dirigenti scolastici permettendo. Aldo Brugellis non è uomo che si arrende. Tenace lo è per natura. Il resto glielo hanno insegnato la vita e il tatami. Continua il suo lavoro, ma se la situazione non si sbloccherà entro pochi giorni, ha intenzione di recarsi in prefettura. Il coronavirus è stato micidiale per noi, perché essendo uno sport di contatto, proprio ci ha, diciamo, più che dimezzato, ci ha tranciato, diciamo, la testa. Però stiamo piano piano crescendo e vincendo le resistenze dei genitori, perché è giusto che lo sport vada avanti, insomma. Io mi auguro che chi gestisce questo palazzetto mi ospita almeno fino al 23 in un angolino, poi vediamo che cosa succederà, perché io aspetto un'altra settimana, dopodiché vado addirittura dal signor prefetto, gli dico: vedete se è possibile che una rappresentanza crotonese che deve andare ad allenarsi, che deve andare alla finale, non può avere un posto per allenarsi, e non so capisce il perché. Nel frattempo continua ad allevare i suoi atleti come può, finora anche grazie alla clemenza meteorologica. Perché nel suo lavoro c'è un aspetto ludico, solo formativo, che riguarda i più giovani, ma poi ci sono anche gli agonisti, e lì lo scopo è un altro. Massimo rispetto per Monsieur de Coubertin, ma chi gareggia vuole vincere, e vincere inebria, esalta, coinvolge, come ci ha insegnato la trionfale estate 2021 dello sport italiano. Avere come sfondo praticamente il mare, il tramonto, la luce, le onde, il sussurrare è bellissimo, però sul tappeto poi a livello nazionale ci vogliono altri requisiti. Non è vero che praticamente uno fa lo sport giusto per farlo, cioè tutte le discipline puntano al risultato, al medagliere, dal calcio alla pallacanestro, cioè l'obiettivo è vincere. Però diciamo, la nostra disciplina è una di quelle che ancora racchiude certi valori, diciamo, nello sport. Quindi è importante noi tramandare questi valori del rispetto, della stima, del confronto in modo pulito e onesto. Ilaria Ierardi è l'ultima delle tantissime scoperte di Brugellis. Crotonese, 17 anni compiuti a maggio, un concentrato di energia che a fine ottobre, ad Ostia, darà l'assalto al titolo italiano cadetti nella categoria fino a 57 kg. Dopo essere rimasta ferma più a lungo delle sue avversarie e dopo la preparazione vista mare. Il lavoro è stato molto difficile, perché non allenandomi per 2 anni è come se fosse stata la prima volta, però adesso mi sento pronta per andare lì. Ovviamente il lavoro ancora è tanto, però ce la metteremo tutta. Tu, non so, magari ti confronti con atlete delle altre società calabresi, o forse se ne conosci di altre zone d'Italia, di altre regioni d'Italia. Loro in che condizioni si stanno allenando rispetto a voi che siete lì sul lungomare? Il tatami sul lungomare è bellissimo, però probabilmente qualche problema ve lo crea. Di sicuro hanno un tetto sopra la testa, hanno un tetto, quello che noi non abbiamo. Noi ci alleniamo con la pioggia, col vento, con il sole, con tutto. È in mezzo a una strada, si può dire, perché è bello la panoramica, perché no, però abbiamo bisogno di una palestra, e preparare una fase regionale per poi arrivare a Roma non è facile in mezzo alla strada. Senti, per te che sei stata doppiamente penalizzata, ovviamente non scaramanticamente non dico nulla, però riuscire a ottenere risultati in queste condizioni credo dia doppia soddisfazione. Assolutamente sì, mi sento molto fiera di me stessa, e se dovesse andare bene pure lì a Roma, il triplo forse. E da Crotone sono ripresi anche gli stage che hanno fatto crescere tecnici ed atleti.
Francesco Faraldo, olimpionico a Londra 2016, tecnico federale delle Fiamme Azzurre, commenta così la singolare situazione del judo crotonese. È stato un calvario, diciamo, dal 2019 quando è iniziato tutto. Oggi finalmente siamo di nuovo sulla materassina a lavorare con questi giovani che meritano tanto, tante attenzioni da parte nostra, dal mondo dello sport, dal governo, dalle istituzioni. Ricominciare non è stato semplice, ma mano a mano i ragazzi stanno iniziando a venire in palestra, stanno iniziando di nuovo a ritrovare quella serenità che purtroppo abbiamo persa e si stanno rafforzando sempre di più anche mentalmente. Lei sa della situazione in cui si allenano i ragazzi del judo club del professore Brugelis. Cosa significa questo per un atleta? Beh, il mondo dello sport ha bisogno di essere rivalutato, cioè nel senso che dobbiamo valorizzarlo di più, dobbiamo potenziarlo di più. Non esiste che un maestro debba fare ancora dei sacrifici per mettere su quello che è un'attività, diciamo, salutare per i nostri giovani, ma da questo punto di vista ci vogliono più progetti per entrare nelle scuole e penso che al momento qualcosa si stia muovendo anche a livello per quanto riguarda Valentina Vezzali. Che giudizio dà, che bilancio fa della nazionale di judo alle Olimpiadi di quest'anno? Questo è l'anno dell'Italia in generale, non solo del judo e tutti gli sport ovviamente ci hanno regalato delle grosse emozioni. Io vedo un'Italia sempre crescente e un'Italia che vuole dare sempre di più al mondo dello sport.